Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi è giovedì 17 febbraio 2022 e sono circa le 9:20-9:25 di mattina. Mi vedete a casa non perché io oggi non vado a scuola, ma perché semplicemente entravamo alle 10, dato che la prof mancava. Vi racconterò meglio perché questa mancanza della prof è anche un po' salvata. E io mi sono già preparata, sto finendo di bere il mio latte con il Nesquik perché devo assolutamente volare a prendere l'autobus. Quindi mi metto il giubbotto e andiamo. Vuoi salire? Allora ragazzi, eccomi qua, sono le 3:07. Io, come avete visto, sono andata a scuola, ho fatto solo 3 ore perché appunto siamo entrate alle 10 e sono usciti all'1, che tra l'altro mi sono sembrate comunque un'eternità. Sono tornata a casa, ho mangiato, adesso sono qui sul letto, mi sono vista qualche video e ho appena finito di cercare la schedina della macchina fotografica, che tra l'altro, spoiler, non ho trovato, ma adesso vi spiego. Allora, partendo dal fatto che io ho 3 schedine per la memoria della fotocamera. Una che non utilizzo praticamente mai e 2 che alterno. Una di solito la uso per i video impostazioni, una la uso per i vlog. Una di queste 2 che uso la stavo utilizzando per fare un video makeover della stanza, perché avevo cambiato alcune cosine, avevo riorganizzato alcune cosine, solo che ovviamente non l'avevo fatto tutto in un'unica volta. Era composto da più giorni, da più parti, quindi stavo registrando man mano tutto il processo e avevo tutte le clip in quella schedina. Ieri che ho registrato un'altra parte, ho tirato fuori la schedina, ho registrato la parte e poi l'ho tolta. Il problema è che io adesso non la trovo più ed ero estremamente convinta di averla messa lì. Solo che stamattina, quando sono andata a prendere l'altra schedina da utilizzare per i vlog, non so se mi state capendo, la schedina che era lì era quella che dovevo utilizzare, non quella che avevo utilizzato ieri. E non capisco veramente dove sia andata a finire. E sono molto molto arrabbiata perché mi dà un sacco fastidio quando perdo le cose, soprattutto queste cose tra virgolette importanti, nel senso che c'era comunque del lavoro dietro. Era un video che mi sarebbe piaciuto un sacco farvi vedere, montare, perché secondo me poteva essere molto carino, e invece nulla, non so dove sia finita, non ne ho la minima idea, vi giuro. Ho cercato in tutti i posti in cui poteva essere finita, però è anche difficile, anche perché poi le schedine sono piccoline, sottili, quindi si infilano ovunque. Ma vi giuro, la volta più comica in assoluto di quando ho perso qualcosa, che tra l'altro ancora ad oggi non ho trovato, è stato quando ho perso l'iPhone 7. Praticamente a febbraio del 2020 ho cambiato il telefono e dall'iPhone 7 l'ho passata all'iPhone XS, ma il 7 lo utilizzavo la sera per guardarmi i video. Quindi praticamente cosa facevo? Mettevo sotto carica il telefono nuovo e quello vecchio, il 7, lo utilizzavo per guardarmi i video, così anche se si scaricava non mi interessava perché quel giorno dopo non dovevo utilizzarlo. Fatto sta che era il periodo del lockdown, quindi era passato circa un mesetto da quando facevo questa cosa, e una mattina mi sono svegliata e non c'era più. Allora, siccome molte volte mi finiva tipo sotto il materasso, ho detto vabbè, in questi giorni poi controllo. Sapete quelle cose a cui non date molto peso, perché è sempre così, quindi dite ok, l'ennesima volta che mi è finito sotto poi lo troverò. E invece no ragazzi, non l'ho mai più trovato, e ancora ad oggi, a distanza di 2 anni che sono passati, io non so dove sia finito quell'iPhone 7, vi giuro non ne ho la minima idea. E dire che poi qualche mese dopo avevo anche tirato fuori tutte le cose che c'erano sotto il letto, perché sotto questo letto c'è un contenitore, avevo tirato tutte le cose fuori, avevo controllato zaino per zaino, gioco per gioco, perché qui sotto abbiamo i giochi, qualunque cosa non c'era. Io vi giuro non so dove sia. Quello per me rimarrà il mistero più grande della storia. Detto ciò, oggi in realtà non ho nulla di particolare da fare, nel senso che dovrei sicuramente portarmi avanti un po' con le verifiche, con lo studio, perché prossima settimana sono piena come un uovo. In realtà oggi teoricamente dovevo essere interrogata in francese, ma appunto la prof è mancata sia oggi che ieri, quindi l'interrogazione è spostata la prossima settimana. E diciamo che da una parte è stata una fortuna, perché avrei dovuto studiare tutto ieri e penso sarebbe stato, non dico impossibile, ma mi sarei distrutta, perché erano cose abbastanza lunghe e complicate, poi era tutto in francese, sapete che non è proprio la mia lingua, quindi adesso almeno ho un po' più di tempo per organizzarmi e tutto. Ma ho anche altre verifiche la prossima settimana, infatti lunedì ho l'interrogazione
verificazione di storia e la verifica di inglese, martedì ho la verifica di matematica, giovedì appunto ho le interrogazioni di francese, poi ho anche altre verifiche e interrogazioni le prossime settimane. Quindi adesso mi metto qui sul letto e inizio a sistemare il documento di storia, così o oggi o domani comunque inizio a studiarmelo, anche perché è su tutto il programma. E più tardi, quando torna mio padre, andiamo a fare qualche guida, perché anche le guide stanno proseguendo. Eccomi qui munita di lui, che praticamente è tipo una compressa di vitamina C, una roba del genere, che prendo quando di solito mi sento un po' senza forze, un po' stanca. E poi mi è venuto un fortissimo mal di testa, quindi magari con questo mi riprendo un po'. E ne approfitto per farvi vedere una parte di ciò che sarebbe stato poi il famoso video che non vedrete mai. Perché infatti sabato sono andata all'IKEA con Nicolò e ho preso due cassetti e uno sportello per la libreria che ho qua. Adesso vi faccio vedere. Eccoli qui, e mi sto riferendo a questi due perché non so se vi ricordate, ma prima qui c'era lo specchio con altre cosine, mentre lì c'erano i profumi e altre cosine. Mentre adesso anche quei due li ho chiusi in modo che sia molto più ordinato, e in realtà vorrei anche sostituire questi qui, perché adesso ci sono questi cassettoni di stoffa, dentro ci sono buttate cose assolutamente a caso, e quindi volevo sostituire anche questi, però non so se prenderli beige, tipo fare bianco beige, oppure prenderli neri. Anche se ieri quando li ho aperti mi sono accorta che sono diversi da quelli che ho sotto, perché questi sono tipo opachi mentre questi qui sono lucidi. Penso che si possa vedere così, però alla fine non mi dispiacciono per nulla. Ci ho già messo alcune cosine che erano quelle che avevo esposte, mentre qui è vuoto. Ci ho messo semplicemente delle cosine che avevo qua, allora per non tenerle esposte le ho messe qui, ma sicuramente poi dovrò sistemare meglio. Ragazzi, mi vedete con un sorriso a 32 denti. Scusate i capelli, ma praticamente me li sono lavata sabato scorso. Incredibile, ma vero? Non sono ancora sporchi. E la piega è un po' così. Ma ho appena preso appuntamento dal parrucchiere per andare a fare i capelli, perché non so se ve ne rendete conto, forse dei video si vede meno perché mi fate sempre un sacco di complimenti sui capelli, ma i miei capelli sono assolutamente, dico assolutamente, da sistemare. Perché qui il colore che vedete è tutto il mio colore naturale, quindi la mia ricrescita, mentre qua come vedete sono molto più chiari perché facevo la tinta, solo che poi ho smesso di farla, quindi praticamente ho questo stacco e voglio assolutamente sistemarli, anche perché sotto sono molto tendenti al ramato, al rossiccio, e vorrei un po' spegnere questa tonalità. Quindi finalmente ho preso l'appuntamento, in realtà me l'ha dato anche prima di quanto pensassi. Sono molto molto contenta, ovviamente poi quel giorno li porterò con me. Ancora non so bene che cosa farò, ma poi mi farò consigliare da loro, perché non ci sono mai stata, ma so che sono super super carini, quindi speriamo bene. Se tra l'altro avete voglia di consigliarmi dei colori, delle cose da fare, mandatemelo in DM, perché cerco sempre di leggere e rispondere a tutti. E adesso basta, mi metto veramente a fare ciò che devo fare. Fortunatamente mi è anche andato via il mal di testa, e basta, iniziamo a rendere questo pomeriggio produttivo. Niente ragazzi, alla fine mi ha appena chiamato mio padre dicendomi di scendere, quindi corro a fare la guida con lui, sperando vada bene. Allora ragazzi, sono tornata dalla guida, diciamo che oggi è andata bene, perché ormai ho abbastanza dimestichezza con la macchina, devo solo migliorare un po' nei parcheggi. Però ho avuto due momenti in cui proprio mi ero un po', diciamo, alterata con mio padre. Poverino, a volte vado un po' giù di testa, però dai, è andata abbastanza bene. Sono contenta. Tra l'altro oggi mi è arrivato un pacco che penso sia quello di Shane. Adesso apro, vediamo che cosa c'è. Mi cambio e mi alleno, perché ne ho assolutamente bisogno. Spoiler, ancora non sono riuscita a mettermi a fare le cosine di scuola che devo fare, ma stasera giuro faccio tutto. Ragazzi, ho appena finito l'allenamento. Oggi è stato senza dubbio uno dei più tosti. Oggi avevo i pesi, io li ho da 3 kg ciascuno. Sono morta, stecchita, però sono molto molto contenta, perché proprio vedo anche i progressi per quanto riguarda proprio la resistenza, perché prima all'inizio, quando avevo iniziato a fare questo programma, non sempre riuscivo a fare tutti gli esercizi, o comunque per tutto il tempo che lo faceva lei. Quindi se un esercizio magari durava 50 secondi, io ne facevo solo 30-35, mentre adesso vedo che proprio sono molto più in forma, quindi sono molto contenta. Detto ciò, corro a farmi una doccia perché ne ho bisogno assolutamente, tra l'altro,
Dovrei teoricamente lavarmi i capelli anche se non sono proprio sporchi, però mi sa che li lavo o domani o dopodomani, stasera. Mi aggiusto con lo shampoo secco. Devo dire che anche per quanto riguarda appunto la questione capelli sono molto contenta, perché fate conto che l'ultima volta che li ho lavati è stato sabato, oggi è giovedì. Per adesso sono praticamente quasi puliti, non dico pulitissimi, però non sono molto sporchi. Dopo vado a mettere anche lo shampoo secco, così proprio ritornano come nuovi. Però devo dire che passare da lavarli un giorno sì e un giorno no a una barra due volte a settimana è una gran cosa, quindi sono molto molto contenta anche per questo. Eccomi qui ragazzi con la mia solita tazza di latte, ovviamente ho anche già mangiato, in tutto questo sono le ore 22:13, in realtà non è tardissimo, sono io che sono stanca, sono qui che mi si stanno chiudendo gli occhi, vorrei andare a letto ma assolutamente no perché devo fare delle cose, tra cui montare il video, fisica. E teoricamente dovrei fare anche storia. Il video penso di montarlo, anzi penso di iniziarlo stasera ma di finirlo domani a scuola, perché alla seconda ora ho un'ora buca, tra virgolette. In realtà non è buca, solo che la prof di spagnolo interroga e siccome sono stata già interrogata mi sono offerta proprio il primo giro come volontaria, così me la sono tolta. Direi che posso fare abbastanza i fatti miei, quindi mi sa che editerò il video, però stasera devo assolutamente fare delle cosine perché altrimenti domani non riesco a far tutto. E vi giuro ragazzi, non vedo letteralmente l'ora che passeranno queste due settimane, perché saranno infernali. Anche perché noi è dall'anno scorso che non abbiamo più l'anno scolastico diviso come tutti in quadrimestre e quadrimestre, ma noi adesso ce l'abbiamo suddiviso in trimestre e pentamestre, quindi abbiamo il trimestre che va da settembre fino a fine dicembre, insomma fino alle vacanze di Natale, e poi abbiamo il pentamestre che va da inizio gennaio, quando appunto finisco le vacanze di Natale, fino a giugno poi. Quindi noi, a differenza di tutti gli altri che a gennaio erano pieni zeppi di verifiche perché erano gli ultimi voti del quadrimestre, noi a gennaio siamo stati abbastanza chill, nel senso abbiamo avuto solo due verifiche. Però iniziano a bombardarci adesso, perché ovviamente hanno spiegato gli argomenti a gennaio e fino a metà febbraio, e poi adesso vogliono fare tutte le verifiche, interrogazioni, quindi iniziano a metterci ogni giorno una verifica, un'interrogazione, ma ce la faremo. Io sono sempre più contenta che manchino meno giorni all'inizio, no, alla fine della scuola. Io sto solo facendo il conto alla rovescia, e tra l'altro febbraio è passato super velocemente, cioè pazzesco, vi giuro, pazzesco come ogni anno febbraio passi così. Meglio, assolutamente non ci lamentiamo. Poi mi consola che a marzo parto, cioè in realtà parto, vado due giorni da una parte, però almeno stacco un po'. Poi aprile ci sono le vacanze di Pasqua, a maggio va via abbastanza in fretta, poi sarà l'ultimo mese vero e proprio. Giugno finisce la scuola, maturità, e poi inizia l'estate. Non vedo l'ora. Basta ragazzi, io parlo veramente tantissimo, quindi mi metto a fare quello che devo fare e ci rivediamo quando avrò finito, spero presto. Io ragazzi ho appena finito di fare ciò che dovevo fare, tranne editare il video, perché sono muerta, quindi vado a letto e nel caso domani mattina mi alzo una mezz'oretta prima per cercare di iniziare ad editarlo, ma appunto come vi ho già detto prima poi lo editerò durante l'ora di spagnolo. E quindi basta, penso che ci possiamo salutare. Adesso mi butto a letto per direttissimo, perché sono stremata, anche se alla fine stamattina mi sono alzata abbastanza tardino rispetto al solito. E niente, spero come sempre che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se vi va seguitemi sui miei vari social e noi ci vediamo prossimamente con...